Com'è stato? Molto più semplice del previsto. L'ho tolta la telecamera perché sono abbastanza brutta in forma ravvicinata. Concordate con Chiara, è più bella Chiara o questa bella, bella torta di formaggio? Non più tra i farfalloni amoroso. Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo, lei è Chiara. L'ho dovuta portare qua per fare un'altra ricetta. E stavolta ci famo la ricetta di una roba proprio marchigiana. E ve lo dico proprio così, in dialetto, perché non ci frega. E è la pizza di Pasqua, la torta di formaggio, pizza di formaggio, pizza di formaggio di Pasqua, chiamatela come vi pare. È una roba che praticamente assomiglia a un panettone, è salata però, con tanto formaggio dentro nell'impasto. Non più tra i farfalloni amorosi. La prima cosa che serve in realtà è uno stampo che non è assolutamente questo, perché serve uno stampo da panettone, che quella che viene praticamente è veramente una sorta di panettone salato. Però noi non ce l'avevamo, quindi abbiamo preso questa perché è abbastanza alta, c'è il buco in mezzo, ma vabbè, sti cavoli. Poi ci servono due tipi di farine. Diciamo la farina 00, 250 grammi e 250 grammi di Manitoba. Però se non c'avete la Manitoba, non la trovate, eccetera, eccetera, fate tutto con la farina zero. Poi serve il lievito di birra e noi abbiamo questo della Pane Angeli, lievito di birra, pizza bella alta, vabbè. Oppure potete usare il Mastro Fornaio, che è quello che consiglia in realtà Benedetta. Abbiamo rubato la ricetta da Benedetta. E l'abbiamo un po' adattata però. E l'abbiamo un po' adattata perché le nostre famiglie la fanno un pochino diversa. Poi ci serve lo zucchero, 2 cucchiaini, 250 ml di latte tiepido, 80 ml di olio che equivalgono circa 70 grammi, 2 uova, 10 grammi di sale che sono circa un cucchiaino e mezzo e il formaggio. Allora, formaggio ci servono 150 grammi di grana padano e 80 grammi di pecorino. E in più noi, siccome siamo degli animali, ci mettiamo anche, come diceva giustamente lui, i pezzi di pecorino interi, insomma, Sì. all'interno dell'impasto, così quando poi si va a aprire ci stanno queste belle chiazze di pecorino. E oltretutto questa lo mettiamo non solo perché siamo degli animali, ma perché nelle nostre famiglie si fa. Sì, se lo devi fare, lo devi fare per bene, insomma. Esatto. Non più tra i farfalloni. 500 grammi di farina, no? Sì. 250 e 250, li pesiamo. Non tagliarla sta parte, è divertente vedere uno che ci mette un'ora e mezza a buttare giù 250 grammi di farina. 250 grammi di questo e 250 grammi della Manitoba. Della Manitoba. Ovviamente non potevamo aprirla prima di No. fare il video, aprirla adesso. Che non perdere tempo, tanto non abbiamo niente da fare sto pomeriggio. C'è un odore diverso la farina di Manitoba. Sì. La buttiamo direttamente, la Sì, mescoliamo sì, sì. direttamente? Sì. Perché poi ci mettiamo praticamente, dobbiamo dividere gli ingredienti in ingredienti solidi e ingredienti liquidi. Gli ingredienti solidi li mettiamo tutti qua, gli ingredienti liquidi li metteremo in un'altra bacinella che andremo a E che non abbiamo prendere. preparato. Ok, quindi mescoliamo Ok. intanto le due farine. E poi ci si aggiunge il lievito. Questo lo mescolo pure. Aspetta che tanto ci dobbiamo mettere anche 2 cucchiaini di zucchero. Ma secondo voi poi dovremmo tipo aprire un canale in cui io e Chiara facciamo solo ricette? Rispondete nei commenti, fatemi sapere. È comparsa magicamente la ciotola rossa in cui metteremo Gli tutti gli ingredienti ingredienti liquidi. liquidi, ovvero latte. Il latte deve essere tiepido. Ovviamente è lì da mezz'ora e tre quarti. Le uova. L'ovi, famo così, bam, una botta. E poi dopo l'apriamo e lo buttiamo qua dentro. Adesso, una volta buttate le uova nel latte, cosa ci va messo? Olio. L'olio. E si mescola, via. Una volta che il composto dei liquidi si è un po' amalgamato, quindi dopo che avete mescolato un pochetto, aggiungete il formaggio, il parmigiano e il pecorino e continuate a mescolare. Questo è il nostro parmigiano e lo andiamo ad aggiungere mentre Chiara mescola. Quindi una volta inserito il primo formaggio, adesso andiamo a inserire anche il pecorino. Inseriamo noi, noi inseriamo i formaggi Inseriamo, nell'impasto. aggiungiamo il pecorino. Inseriamo. E voilà. E vedete che bella poltiglia che viene. Poi aggiungi farina un po' per volta, quindi la farina va aggiunta lì. Santa. Oh, raga. Allora, praticamente siamo due imbecilli. Abbiamo messo 500 grammi di farina nella ciotola più grande. Adesso noi dovremmo versare tutta questa roba qua dentro, ma ovviamente non c'entrerà mai. Quindi Nicola giustamente ha proposto di fare uno scambio del tipo che versiamo tutta la farina qua dentro, Secondo me perché non funziona? c'entrerà mai. Funziona, funziona, funziona. Ok. Ecco. E poi tutto il liquido qua dentro. Voi ovviamente quando fate sta roba
fate il contrario, mettete la parte liquida nella ciotola più grande, perché non dovrete aggiungere il liquido alla farina, ma la farina al liquido. Noi perché ve la facciamo vedere questa cosa? Perché siamo stupidi. Sì. Adesso dobbiamo aggiungere piano piano la farina, sì, al composto liquido. Una manata per volta. Come fa lei? Vai. Altra manata. La metà è sul tavolo. La metà è addosso a me. La metà è addosso a Chiara. Questo è dopo 3-4 manate di farina. E adesso ne buttiamo un'altra po'. Ecco. Ok. E quindi piano piano dovremo riuscire a quasi finire la farina. La farina che c'è dentro la ciotola. Anche perché questa adesso deve diventare abbastanza densa da poterla lavorare poi a mano sul tavolo. Come vedete abbiamo praticamente messo tutta la farina, quasi tutta la farina, e adesso l'impasto è diventato lavorabile, diciamo. Insomma. Non proprio tanto, ma un po' lavorabile. E quindi adesso dovrete lavorarlo nella ciotola una volta che quasi tutta la farina è stata inserita, e quando diventerà un po' morbido poi potrete trasferirlo sul piano da lavoro. Secondo me la inserisco? Possiamo buttarlo sul tavolo. La inserisco. Che vuoi inserire? Io voglio inserire la farina. Posso? Vai, buttali un po' sul tavolo. Buttiamo un po' di farina sul tavolo. Ok. E wow! È bella! Allora, è bellissima, è stupenda. Wow. Non è elastico come l'impasto del pane, immagino, giusto? No, è più umido e morbidissimo però. Ok, quindi lo dovete impastare almeno un'ora e tre quarti. No, oppure no. Forse ci ho messo un po' troppo. Ha messo un quintale di farina. Aspetta che lo sgrullo. Sgrulla. Dai, fammi impasto un po' a me. Dai, vai. C'ho voglia di sentire questo impasto perché mi dice che è tutto liscio, che è tutto bello. È morbidissimo, è bellissimo. Wow. Ma che figata è! Raga, è una roba, è stupendo. Non avevo mai toccato l'impasto di un pane. Cioè no, non è vero. In realtà non c'entra proprio niente con il esatto, pane. Esatto. Sembra un po' pongo. Sembra quasi. un po' morbido, morbido e caldo. Pongo morbido e caldo. Praticamente una cagata. Guardate che mani unte che te lassa. E poi profumo di formaggio, una cosa fantastica. È vero, buonissimo. Dunque, dopo aver impastato a mano, c'è scritto a una certa, si fa la pallotta, si mette nella ciotola, si fa il taglio a croce, che è quello che serve per farlo lievitare di più, pellicola sopra e si mette a lievitare in un posto abbastanza caldo per 2 ore, forse 3 ore, dipende se avete da fare lezioni all'università. Praticamente l'impasto, raga, deve venire così, molto giallo, molto morbido, e tiene tantissimo la forma che gli dai. Mm-mm. Ciotolona che va infarinata un po', esatto. Prima va fatto il taglio. Prima si fa il taglio. Il taglio a X, che deve essere bello profondo. Guarda, guardate che bello! Si taglia benissimo. Si squarcia. E a questo punto pellicola sopra e poi lo lasciate lievitare in forno per 2 ore. Non vi facciamo vedere come si mette la pellicola perché immagino che lo sappiate fare. Pellicola no, non pellicola. Quindi la pellicola non pellicola, e quindi ci abbiamo messo sopra un panno. Sono passate 3 ore, e 3 ore comode in circa. Realtà, è stato un pomeriggio abbastanza impegnativo. Facciamo vedere che cosa è venuto fuori. Vediamo cosa è uscito fuori da questa cosa. Dai! E la madosca, che bomba! Tiltalo anche verso la telecamera. Tiltalo? Sì, angolalo. Lift. Angolalo verso la telecamera, ciao telecamera. Ah. Telecamera, vedi questo? È un mare di formaggio giallo. Adesso la cosa che è rimasta da fare è trasferirlo sul piano da lavoro, fare le pieghe, quindi ripiegare l'impasto su se stesso più di una volta, e inserire il formaggio a pezzoni, quello di cui ci vantavamo tanto a inizio video. Ci siamo accorti di una piccola questione, cioè che questo coso ha un buco. Nel senso che non ci sembrava un problema inizialmente, ma in realtà, visto che l'impasto è tondo, ficcarlo qua dentro è tantissimo. Dobbiamo tipo bucare l'impasto, farlo a... tipo a serpentone e poi avvolgerlo qua dentro? Iniziamo lavorando questo. Tu adesso lo butterai là dentro. Guarda che non è appiccicato quasi per niente. No. Ragazzi, oddio, guardate che roba, oddio, non è per niente, oddio, appiccicato. È venuto giù così. E adesso bisogna fargli le pieghe, quindi? Sì, ma poco. Poco poco. Mi dispiace. Guardate le pieghe cosa sono. Praticamente si tratta di...
ripiegare l'impasto su se stesso, sostanzialmente. Ma molto più facile rispetto al pane. Ma se noi mettessimo adesso il formaggio prima di fare le pieghe? Sì, sì, sì. Quindi noi adesso mettiamo del formaggio in mezzo. I bastoncini che facciamo sono circa di questa misura. Insomma, non sono grandissimi, ma non sono nemmeno piccoli, perché devono, cioè, devono sentirsi quando uno dà il morso. Si deve sentire pure la consistenza del suo pecorino, che è buono da morire, ok? E quindi è importante che siano anche un po' grossetti, non proprio piccoli, piccoli, piccoli. Provane uno, vedi come va. Lo mangio nel senso. Adesso vi facciamo vedere come si infilano. Come si infilano i pezzi di formaggio nella cosa. Nel caso non sapessi infilare i pezzi di formaggio nelle cose. Si prende un pezzo di formaggio e poi si infila nella cosa. Nella cosa. È così facile come sembra, ragazzi. È proprio così. Allora, non vicino al bordo, perché se le mettete il formaggio vicino al bordo rischia poi, quando la date a mettere qua dentro, di attaccarsi alla pirofila. Vedete che è un bel coso, cioè è veramente ciccione. Sì, guarda, e che spunta un po' di formaggio. Spunta un po' di formaggio di sotto e adesso se ne mette qualche pezzetto sopra, senza esagerare, però comunque esagerate, perché è più buono. Ecco, questo è il pezzo gigante che volevamo metterci e a questo punto... A questo punto abbiamo messo un pezzo gigante al centro, ma qui al centro abbiamo un buco. Siamo vergognosi. Cioè, ma noi fammi video di cucina, ma vi pare normale sta cosa? A questo punto voi potreste, con l'impasto in questa maniera, cioè col pezzone di formaggio sopra, adagiarlo nello stampo e lasciarlo lievitare, riposare un'altra mezz'oretta e dopo infornarlo. Non più dry farfalloni. Ragazzi, non ci aspettavamo una cosa simile, ma dopo tipo 40 minuti a riposare nello stampo è diventata un coso gigantesco. Per rendervi conto delle proporzioni, Chiara lo sta tenendo in mano. Lo vedete che è più grande, molto più grande la faccia di Chiara? Questo è il ciambellone, cioè no, scusate, è la torta di Pasqua che adesso inforniamo. Sì. Per quanto tempo, Chiara? 35 minuti a 180 gradi statico. 35 minuti a 180 gradi forno statico. Non più dry farfalloni. Ok, quindi dopo 35 minuti in forno il risultato è questo. E è bella scura, ma deve essere così. È cresciuta tantissimo, tra l'altro. Qui c'è il formaggio che si è squagliato. Siccome si stava scurendo abbastanza sopra, abbiamo messo verso metà cottura la carta stagnola, perché ovviamente crea una protezione e quindi la parte sopra poi non si è scurita troppo. E adesso dobbiamo aspettare che si raffreddi, poi la tagliamo e vi facciamo sapere com'è. Yeah. È sofficissimo, fragrantissimo, che manco pare vero. Faccio una fetta così. Sì, dai. Una bella fettona. No, è morbido. È morbido che non ve ne fate un'idea e voilà. È stramorbido, non so se vedete. Sì. Ma veramente, cioè, è una roba incredibile. Se... abbastanza freddata, molto abbastanza, e direi che possiamo mangiarla. Procediamo all'assaggio. Assaggio anch'io dietro alla telecamera e vi faccio sapere com'è. È ottima. È ottima. È esattamente come doveva essere. Però so proprio quello di cui deve sapere. Buonissima. La prossima volta bisogna metterci più pezzi di formaggio. Però. Quindi i pezzi di formaggio che ci abbiamo messo forse sono un po' poche, quindi se voi la rifate con gli stessi, con le stesse proporzioni e ingredienti, metteteci più bei pezzoni di formaggio. Sì. Non più dry farfalloni. Allora, la torta è pronta, ci abbiamo tutto sto bel po' di roba da mangiare e quindi vi salutiamo così. E vi ringraziamo per essere stati con noi, ovviamente vi invitiamo a fare questa bella torta di pizza, di formaggio, di Pasqua, quello che è. E farci sapere com'è. Esatto, fateci sapere com'è nei commenti, ovviamente nei prossimi video. Grazie mille per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!